E benvenuti a questo nuovo episodio di Batman Arkham City. Beh raga, cominciamo le prove del demone. Bene, senti la sangue del demone che ti pervade le vene, ridandoti la salute mia. La prossima prova è semplice. Devi solo seguirmi in questo mondo per completarla. Ma se tocchi qualunque cosa lungo il cammino, morirai. E via allora. Queste prove dimostreranno se hai la forza per guidare i miei uomini e salvare questo mondo dal male che lo corrode. Ok, questo è un pochino difficile. Un pochino, non tanto. Doi. No, non ce l'ho fatta. Adesso penso di farcela, Ce l'ho fatta. Stavo cercando, detective, l'uomo che può succedermi. Di vivere per 600 anni. Pensa a bene che potresti fare con un dono simile. Un attimo che mi potenzio. No. Ecco, ti provo. E ce l'ho fatta. Vedo che il tuo corpo si sta indebolendo. Il sorso che ti ho concesso di bere ti terrà in vita ancora per un paio d'ore. È giunta l'ora che tu compia la scelta finale. Ho preso un po' male qua, Ma forse se la faccio, No. Poi sono morto 3 volte. Scommetto che adesso non muoio più, Sì. Aia, arriva l'attacco. Eccolo qua. Ah, sono in 4.
con un letterato lui che vince di sabbia. Guarda, mi mando fuori. Tac, vai, vai fuori. Controllare quest'ultima sfida è il sangue del demone, ti donerà la vita eterna. Bene, adesso lo affronto. E via! È una mia impressione o le corna sono diventate un po' più alte? Ce l'hai fatta. Sembri sorpresa. Certo che no, ho sempre avuto fede. Dov'è Raj? Devo vederlo subito, non ho più molto tempo. Dietro questa porta ti attende l'ultima sfida. Prego che gli spiriti siano benevoli. Raj Al Ghul. Padre. Benvenuto, detective. È il momento della tua ultima prova. Uccidimi, diventa la nuova testa del demone. Io non ucciderò mai. Non inizierò con te. Cosa? Mi hai mentito. Mi serviva un campione del sangue di tuo padre. Era l'unico modo. Permettimi di aiutarti. Usa la mia spada. Portalo via tutto. No. È la tua decisione finale. L'accendiamo? Dire di sì, eh? Sarà una sfida interessante. Dai, arriva. Dai, vieni. Ecco che arriva. Avresti dovuto uccidermi quando potevi. Se è sdoppiato. Non ci sconfiggerai. No, guarda, mi sto dando di stessa ragione. Assisti a te lo potere. Il mio orso di Lazzaro. Quanto mi fai paura.
Ma beccati una sfera elettrica, non fai cazzo, aiuto! Bene, adesso mi do un bel po' di pugni. Adesso prima mi difendo. E adesso lo legno io. Mai. Ah no. Il nostro destino è regnare sul mondo, ripulirlo dalla feccia dell'umanità. Solo noi possiamo farlo. Il tempo di mio padre è ormai giunto al termine. E il nostro sta iniziando. Prendi la lama e uccidilo. Accetta il tuo destino. Accetta il nostro destino. Sai che non posso farlo, Talia. Allora, mio amato, devi morire. Oh cavolo. Vai così! Siamo troppo numerosi! Tutte balle, sono tutte balle! Non puoi batterci! E chi l'ha detto? Siamo troppo numerosi! Tua! Che forza! Siamo un esercito! Siamo troppo numerosi! Oh, ma non la smetti mai di parlare? Siamo un esercito! Io ho capito l'antifona. Non puoi batterci! Avresti dovuto unirti a noi. Per questo tu soffrirai. Scusa ma passo, eh. Non ci spingo. Cavolo. Oppa. No. Sembra che io non abbia scelto con saggezza, detective. Credo che questa sia la mia prima morte. Vabbè, ci metterò un po' più di impegno. Per questo tu soffrirai. Per un pelo. Oh, cavolo. Accetta. Non siamo in Star Wars, lo sai? Vabbè. Oh, finalmente te le do io.
che stai facendo? Ascoltami, detective. Ascoltami bene. Mi ucciderai. Sarai a capo della Lega degli Assassini. Perché se non ti unirai a noi, ucciderò la sola persona che hai mai amato. Questo non faceva parte del piano! Uomo sacrificherebbe la sua stessa figlia. E tu mi hai mentito. Credevo che mi amassi, Bruce. Credevo che fossi pronto a unirti alla nostra causa. Talia. Lasciami. Siete fatti l'uno per l'altro. Sembri più vecchio, Raj. Che sta succedendo davvero? Io ho usato troppe volte il pozzo di Lazzaro. Ho vissuto 600 anni. La mia mente e il mio corpo non reggeranno ancora molto. Ogni volta che entro nel pozzo, tremo al pensiero di cosa accadrà. Il pozzo di Lazzaro ti ha distorto la mente. Pensaci. Se il tuo pozzo cadesse nelle mani sbagliate, non riusciresti ad arrestare secoli di distruzione. È la tua occasione per riscattarti, Raj. Rinuncia alla tua crociata o tornerò a prenderti. Spiacente di deluderti. Hai trovato Raj? Aspetta, i valori della tua tuta sono tornati normali. Sei guarito. Che succede? Raj e i suoi uomini hanno una base nel sottosuolo di Arkham City, dove estraggono una sostanza chimica naturale che lui chiama Lazzaro. La usa da secoli e pian piano ha perfezionato la tecnica, al punto che ora può anche usarla per resuscitare. E ne hai preso un po'? Mi ha costretto. In piccole dosi cura apparentemente qualsiasi malattia, ma anche quel poco che ho ingerito ha pessimi effetti collaterali. L'esposizione prolungata ha fatto impazzire Raj. Pensi di essere guarito? No, gli effetti sono temporanei. Raj ha provato a convincermi a usare il pozzo, ma ci sono troppi rischi. Quando avrò finito qui dovrò indagare sulla tecnologia Lazzaro. Ho detto a Raj di chiudere il pozzo. E credi che lo farà? No, non credo. Raj ormai ne è dipendente. Gli ho dato una possibilità di liberarsene. Altrimenti tornerò e lo farò io. E molto bene, raga, questo episodio di Batman Arkham City finisce qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!